Belen Rodriguez, la sorpresa ai fan sui social, mentre Cecilia Van Zuiden. In attesa dell'anno nuovo, Belen regala una sorpresa che i suoi fan gradiranno molto, ecco di cosa si tratta. Tra pochi giorni è Capodanno, il 2018 è alle porte ed il 2017 è pronto a dirci addio. I VIP, oltre a festeggiare, si divertono a fare dei regali anche ai loro fan. È il caso di Michelle Hunziker, video, la quale su Instagram, assieme alla figlia Aurora, ha regalato un medley delle canzoni natalizie. Oppure Tiziano Ferro, che ha postato una sua interpretazione di Perfect di Ed Sheeran per finire a Belen Rodriguez con accento acuto Guez. Proprio quest'ultima ha deciso di rispolverare una cosa che ha fatto tanto parlare di sé quando è stata mostrata in pubblico. Era il Festival di Sanremo 2012, quando Belen, che era eccezionalmente valletta per il secondo anno di fila, in quanto doveva sostituire l'assenza di un'altra, mostrò dinanzi al pubblico dell'Ariston una cosa che destò scalpore. Di cosa si trattava? Anche la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez con accento acuto Guez, partecipante dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, ha fatto parlare molto di sé. Prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia, era fidanzata con l'ex tronista Francesco Monte, ma una volta concorrente del reality ha intrapreso una nuova relazione con un'altra persona, finendo per lasciare in diretta il suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Ignazio Moser, concorrente anche lui di quell'edizione e figlio del noto ciclista Francesco. Ignazio è tuttora fidanzato con Cecilia Rodriguez con accento acuto Guez. La sorpresa di Belen ai fan, di cosa si tratta? Che anche Ian non è? In occasione delle feste, Belen non ha esitato a rimanere attiva sui social ed ha rispolverato la farfallina, che fece scandalo nel Festival di Sanremo, video, 2012. La showgirl argentina si è messa in posa per una foto su Instagram ed ha sfoggiato una farfalla, ovviamente finta, e più grande di quella tatuata sulla coscia destra. Sono proprio simpatica. She's back, sono le parole di Belen Rodriguez con accento acuto Guez postate sotto la foto. È stato un Natale movimentato in casa Rodriguez con accento acuto Guez, in quanto Belen ed i fratelli Jeremias e Cecilia si sono scatenati in balli sensuali a piedi nudi. In tutto questo, però, c'è un'assenza importante, il fidanzato di Belen Andrea Iannone. Cecilia ed Ignazio fanno discutere, Jeremias ed Aida stanno insieme. Mentre Belen se la spassa a mostrare la sua farfallina cresciuta, cosa sta facendo la coppia che più ha fatto parlare in questi ultimi mesi, ossia Cecilia Rodriguez con accento acuto Guez ed Ignazio Moser? Il figlio di Francesco, nel giorno di Natale, ha postato un video su Instagram in cui la sua fidanzata Cecilia è alle prese con i fornelli a seno scoperto. Una scelta che ha mosso qualche critica da parte di alcuni followers? Intanto Jeremias cosa fa? Dopo il Grande Fratello VIP 2 al quale ha partecipato, il fratello di Belen e Cecilia pare avere un'ottima intesa con Aida Jespica. I due dicono di essere solo amici, ma come rivelato dal settimanale Spy, riguardo ad un evento a Milano Marittima in cui i due erano ospiti, accuratamente hanno evitato che i fotografi potessero immortalare qualcosa di riconducibile alla parola romantico. Ma noi di Spy c'eravamo e abbiamo visto, sfiorato, paparazzato i giochi di sguardi tra i due. Sotto l'albero siamo sicuri che arriveranno le sorprese del cuore per Jeremias e Aida.